Buongiorno dall'ufficio comunicazione di Confartigianato Terni, da Paolo Pellegrini e da... Ecco Valentina Campana, buongiorno. qua, siamo arrivati a venerdì, oggi è venerdì 16 aprile 2021, e con che cosa possiamo incominciare? Incominciamo con la citazione del nostro caro ascoltatore mascherato, Remigio. il nostro Remige. Buongiorno a chi è sicuro delle sue scelte. Avrebbe barattato l'opera completa di Rembrandt per un culo di donna o un piatto di spaghetti alla carbonara. Manuel Vasquez Montalbán. Dal libro Tatuaggio. Devo dire che mi trovo. Beh, non mi trovo tanto d'accordo, però. Perché, beh, tra la carbonara e quell'altra cosa, non lo so. Dipende com'è. Diciamo che oggi ha azzardato il Sì, è nostro stato molto spinto, devo dire. ascoltatore misterioso. Però Paolo, vorrei aggiungere un'altra citazione di invece un'ascoltatrice, Bene, sempre misteriosa, bene. che ci manda delle parole di Alda Merini che sono molto più riflessive, soprattutto d'amore. Quando senti qualcosa che ti fa vibrare il cuore, non domandarti mai cosa sia. Ma vivilo sino in fondo, perché quel brivido, quella sensazione si chiama vita. Molto bella. Molto bella, devo dire. I nostri ascoltatori cominciano Sì, a gradire. Noi attendiamo anche altre, eh? assolutamente Cominciamo sì. qui. Noi accogliamo tutte le citazioni. Siamo Allora, noi appassionati di siamo citazioni. appassionati di citazioni. Diciamo una cosa molto importante. Sì. Che oggi mi hai chiamato Telemaico e mi ha Sì. detto: cioè, stai tranquillo, Paolo, che i posti li ho creati io. Bene, e infatti abbiamo oggi San Benedetto Giuseppe Labre, tra virgolette, tra parentesi Pellegrino, e quindi un'assonanza c'è, e Santa Benedetta Subirù. E però questa Invece ha, diciamo, ha un altro quartiere, insomma, questa San Bernadette, insomma, è molto più famosa di Telemaico. assolutamente. Allora, Vediamo chi è chi è nato nato oggi, oggi? Sì. Paolo. Allora, nel 1844 Anatole France, autore di rara eleganza stilistica, nessuno più di lui ha incarnato lo spirito razionalista della Francia post-rivoluzionata. Rivoluzionaria, scusa. Nel 1889 nacque Charlie Chaplin. È con lui che è nato il mito del cinema e con i suoi film ha raggiunto probabilmente la forma poetica più alta. Seguendo, nel 1927, sempre nella giornata di oggi, nasce Papa Benedetto XVI, primo Papa emerito nella storia del cattolicesimo. Con le sue dimissioni ha dato avvio a una profonda rivoluzione della Chiesa. Eh Sì, me lo ricordo ancora sì, quando ha anche lasciato io. in elicottero San Pietro. Bene, che è successo oggi? Adesso sentiamo che è successo. Questo non è il rumore perché è arrivato Tarzan, in sostanza, ma è il leone della Metro Goldwyn-Mayer, che è stata fondata oggi nel 1924. Il marchio ruggente della storia del cinema distingue da quasi un secolo capolavori senza tempo e volti indimenticabili del grande schermo. Sotto l'insegna del leone prende forma un prezioso archivio di oltre 4.000 film, il più corposo che si conosca. Bene, Bene, adesso che cosa facciamo? ma io direi di dare la sigla per la nostra rassegna stampa. Ma sì, quindi Sigla! sigla! Bene, questa mattina iniziamo dalla pagina del Corriere dell'Umbria, nella sezione regionale. Ristoranti, pranzo davanti a casa Draghi. La protesta pacifica è stata ideata dallo chef Ciccotti con alcuni colleghi e produttori di eccellenze umbre. Presidente Draghi, ci ascolti, ci faccia riaprire le nostre attività o porteremo i nostri tavoli davanti alla sua villa, Città della Pieve. L'ultima provocazione pacifica dei ristoratori umbri è al sapore di altri tempi e porta la firma di Simone Ciccotti, chef dell'antica trattoria San Lorenzo a due passi da Corso Vannucci a Perugia. Vediamo che a lui si aggiungono anche altri ristoratori che vogliono, diciamo, tra virgolette, metter paura, diciamo,
Mettere pressione. mettere pressione a Draghi sul fatto che devono riaprire, altrimenti gli si presentano direttamente davanti la sua villa del fine settimana, dove scappa da Roma per raggiungere Città della Pieve. Allora, in questa notizia io mi Sì. aggancerei anche se fa parte della pagina provinciale del Messaggero di Terni, però è una notizia che si lega molto a quello che tu hai detto. Praticamente, il 22 di aprile, in piazza i ristoratori, della, città di Terni, per protestare contro la TARIC e la TOSAP. Il 22 aprile, infatti, i commercianti e i ristoratori manifesteranno davanti alla biblioteca. Assurdo chiederci di pagare. Rifiuti di occupazione di suolo pubblico, monta la rabbia. Il sindaco Latini deve capire chi ha le sue responsabilità. Sì, in effetti i ristoratori, come da qualche giorno stiamo discutendo anche qui in Confartigianato, non ce la fanno più e si vedono arrivare presso i propri domicili, Oltre a dover restare chiusi. oltre a restare chiusi, e le tasse da pagare anche per l'occupazione del suolo pubblico che non è avvenuta perché sono chiusi, quindi devono pagare anche quella tassa. E i rifiuti, che come diceva anche ieri in un comunicato che abbiamo letto il direttore Michele Medori, diciamo, è chiaro che si sono prodotti più rifiuti, ma perché? Perché il governo ha diciamo, imposto alcune caratteristiche di confezionamento che creano rifiuti e ovviamente questi vanno stoccati dentro i vari cestini, quindi non è responsabilità dei ristoratori perché c'è questo aumento di rifiuti. Diciamo, il comune non fa nulla, quindi non agevola neanche questa situazione. E allora i nostri ristoratori si ritroveranno in piazza, come loro tengono a precisare, in una manifestazione pacifica per far presente al comune questa situazione ormai molto, molto grave. Bene, speriamo Paolo, come infatti anche questi ristoratori sia di Terni ma anche di Perugia, che vogliono ripartire e vogliono farlo anche con dei controlli comunque quotidiani, perché vogliono riaprire in sicurezza. Certo. Quindi vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni. Anche questo fine settimana forse il governo potrebbe annunciare il programma per le riaperture. Staremo a vedere. Pandemia in Umbria sotto controllo. L'assessore Coletto, ok, a riaperture, ma lentamente. Siamo la regione con più varianti. Tutti i distretti tranne la Valnerina hanno incidenza sotto i 2.000 infetti ogni 100.000 abitanti, indice di contagio al 6,74%. La pandemia in Umbria è sostanzialmente sotto controllo. L'incidenza media regionale è scesa sotto i 100 casi ogni 100.000 abitanti e è quota quindi 99,18. Per la precisione, 106,69 a Perugia e 77,49 a Terni. Insomma, dati quasi ovunque confortanti nei distretti della regione, tranne quello in Valnerina, che schizza addirittura a 360,68 ogni 100.000 abitanti. Intanto, seppure insomma, si registrano dati ovunque positivi, come ad esempio la diminuzione dell'occupazione della terapia intensiva da parte dei pazienti Covid, l'RT è risalito leggermente sopra l'1% ed è arrivato quindi a 1,08 a fronte di quello italiano che è invece lo 0,91. A parlare Marco Cristofoli, negli ultimi giorni stiamo assistendo a un appiattimento della curva dei contagi che ormai scende meno velocemente, ma tutto questo non deve sorprendere. Per quanto invece riguarda l'andamento del contagio nelle fasce di età, è stata invece la dottoressa Carla Biella a parlare e a sottolineare che la più alta registrazione, insomma, di contagiati Covid riguarda le persone di età compresa tra i 0 e i 13 anni, mentre nell'arco di età tra i 19 e i 79 e tra gli over 80 si inizia ad apprezzare una discesa netta, ma nessuno si sbilancia a dire che è l'effetto dei vaccini, perché servono più numeri, spiegano in coro gli esperti del nucleo epidemiologico e il commissario Massimo D'Angelo. Vediamo anche l'intervento dell'assessore alla sanità Luca Coletto, le riaperture ci saranno, ha assicurato in conferenza stampa, ma con molta attenzione e sempre monitorando la situazione. Da più parti si è fatto notare la presenza massiccia in Umbria di varianti, soprattutto la brasiliana, che si è già vista a gennaio, non fanno sconti. Vediamo anche che sta funzionando la terapia monoclonale, funziona. Sono stati in Umbria sottoposti a questa terapia 35 pazienti, dei quali avremo le schede con gli esiti della terapia entro la fine del mese. Al momento l'andamento è positivo e ci fa ben sperare che questo tipo di terapia possa rappresentare un'altra strada da percorrere per vincere il Covid. Queste le
quello che ha detto, insomma, l'assessore alla sanità Luca Coletto. Andiamo direttamente, Paolo, ai numeri, del contagio in Umbria. Vuoi Volevo, aggiungere? prima che Sì. passavi ai numeri, volevo su questo argomento dei vaccini, sul messaggero c'è la dichiarazione, cioè, più che altro lo studio fatto dalla dottoressa Bietta sul discorso dell'aumento dei contagi sulle fasce basse Sì. di età e soprattutto ha messo il fuoco sulle infezioni post-vaccino. Sì. Perché la brasiliana viene, diciamo, buca anche il vaccino, però di contro la dottoressa spiega che i casi che sono verificati appunto di brasiliana dopo il vaccino sono comunque con effetti lievi da influenza normale, diciamo, Sì, quindi esatto. questo è comunque, quindi Sì. l'importanza della vaccinazione è proprio qui, anche se c'è una variante che supera questa barriera, diciamo, i sintomi sono molto, molto più lievi ed evitano Sì. l'ospedalizzazione. Sempre nell'ambito regionale, Paolo, infatti c'è proprio un report di questa situazione che hai appena spiegato e vediamo che dopo il richiamo sono 97 positivi dopo la seconda dose, però nei 15 giorni che deve fare effetto il vaccino. Infatti Certo. non ci sono, non sono stati segnalati casi gravi, ma Assolutamente. semplicemente febbre. Quindi diciamo che questo è un buono spiraglio di luce. E invito Assolutamente. tutti a leggere anche il report, insomma, che c'è all'interno della pagina 7 del Corriere dell'Umbria, dove ci sono i dati specifici con i numeri di quello che insomma sta avvenendo, per quanto riguarda la campagna vaccinale. Assolutamente, molto interessante. Allora, diciamo subito i numeri dell'Umbria. A ieri, infatti, si è registrata una nuova discesa degli attualmente positivi, che sono arrivati a 3.647, quindi 141 unità in meno rispetto al giorno prima, e si sono registrati 116 nuovi positivi a fronte dei 253 nuovi guariti, che porta il totale degli usciti dalla pandemia a più di 47.000 persone. Sul fronte ospedale, invece, ieri è stata una giornata buona. Il conto delle persone degenti racconta infatti di 7 degenti in meno, così si arriva a 293 ricoverati nelle corsie comuni Covid. Ci sono poi quelli di terapia intensiva che sono diventati 35,3 in meno del giorno prima. Non ho capito questo dato, Paolo, sono sincera, perché dice 35,3 in meno del giorno prima. Nel senso che c'è stato un calo del 35%. 0,3 in meno. Sì, perché Non diciamo è chiaro questo non è dato. chiaro, ma credo che sia difficile per tutti, infatti devo fare i complimenti, è difficile per tutti girarsi in mezzo a tutti questi dati, perché poi Esatto. tra percentuali, tra scala di riferimento, non è semplice No, capire. assolutamente no. Il Comunque dato comunque c'è una discesa, c'è una questo è discesa chiaro. anche della terapia intensiva. Certo. Purtroppo, però, anche ieri si sono registrati 4 decessi, e il che porta il totale delle vittime in Umbria a 11.310. È piuttosto preoccupante, ma anche questo dato, sono sincera, non mi torna. Mi sembra Mi sembra esagerato. esagerato anche a me, probabilmente siccome abbiamo notato che No. purtroppo Non, questo forse dato sicuramente ha sbagliato, perché perché saranno le vittime 1.000, mille, sì, forse sarà c'è un 1 sicuramente, in c'è più, un 1 in più, 1.100, sono, sicuramente è 1.310. sì, infatti, Vabbè, comunque 1.310, comprendiamo benissimo anche i assolutamente, giornalisti che purtroppo si ritrovano a fare degli articoli anche in maniera molto veloce sì, per i tempi stretti che hanno. assolutamente, anche perché le notizie sono tante, poi i numeri Assolutamente. vengono fuori a cascata, Eh quindi. sì. Parliamo di vaccini adesso, Paolo. Vediamo che sono stati beccati altri furbetti dei vaccini. Sono state quattro le denunce che si sono sommate al marito della dipendente universitaria di Sì. Perugia, che aveva un negozio di calzature ad Assisi. Sì. Ora si aggiungono due uomini che si sono finti avvocati come le loro mogli, e altri due si sono spacciati per addetti cimiteriali. Bene. Tre si sono registrati nella provincia di Perugia e uno nella provincia di Terni. Quindi il NAS sta ancora analizzando tutte le liste delle persone che si sono vaccinate per fare le verifiche, perché non è giusto che le persone si approfittino Assolutamente. di questa situazione. E questi rischiano anche diciamo, un'accusa secondo il codice Assolutamente. 495 del codice penale per Esatto. falsa attestazione o dichiarazione di identità. Purtroppo queste Assolutamente. cose è inutile che si fanno perché poi gli elenchi vengono incrociati. Sì, è Quindi, inutile fare i furbi che poi esatto. si viene scoperti. E vediamo proprio che c'è il problema dei vaccini in Umbria che non arrivano. Infatti, Cargrave e Salvi, trovati dosi extra assicurati dal generale Figliuolo, e l'assessore Coletto dice: in TV si fanno gli annunci di milioni di fiale, ma la realtà è diversa. Non abbiamo dimostrato, noi abbiamo dimostrato di saper correre, ma ci servono
scorte maggiori. Coletto ha detto proprio che le persone che tutte le sere si mettono davanti al telegiornale e sentono che arrivano milioni di vaccini si chiedono perché non vengono somministrate le dosi nella regione Umbria. Ma la realtà dei fatti è che sono annunciati, sono degli annunci ma che non sono concretizzati, perché comunque le dosi non arrivano e vediamo proprio che la regione Umbria ha avuto la possibilità anche di dimostrare che riesce a vaccinare 7.000 persone in una giornata. E ancora però non si è potuto attivare le somministrazioni presso le farmacie con il quale si è già giunti ad un accordo perché non ci sono le scorte. Vediamo anche che quelle annunciate dall'ex, da sempre il ministro Speranza, ma nel scorso governo, comunque non sono mai arrivate le promesse che aveva Esatto. fatto dei 50.000 Pfizer. Ed è un peccato perché dice proprio un sottotitolo del Messaggero, siamo arrivati a essere secondi per somministrazioni dopo il Veneto. Quindi, dopo che abbiamo fatto questo grande sforzo, questi annunci che poi non vengono concretizzati potrebbero frenare il tutto. Esatto. Vediamo anche che c'è il plauso dalla regione per quanto riguarda i medici di famiglia, perché anche loro stanno facendo un notevole lavoro immunizzando molti pazienti. E questo anche da parte nostra, insomma, ci sono i complimenti perché vediamo che il sistema Umbria della sanità sta funzionando per questo aspetto. Certo. Cambiamo argomento, Paolo. Parliamo di rilancio turistico. Il ministro promuove l'Umbria. L'assessore Agabiti ha presentato 5 pacchetti di interventi per rendere competitive le imprese del settore, bandi per circa 17 milioni. Vediamo proprio che c'è un pacchetto di interventi che si costituisce di 5 strumenti per complessivi 17 milioni, come abbiamo detto. Vediamo 12 milioni circa, ai quali si aggiungono altri 4 milioni e 9 per i ristori nelle filiere del turismo. E per l'impegno complessivo di oltre 17 milioni, come ho già detto più di una volta, bando per il sostegno alle imprese ricettive, alle imprese della filiera del turismo nei territori del cratere del sisma del 2016, all'attività di incoming, per il sostegno alla costruzione di prodotti turistici territoriali e per tirocini presso i comuni nei settori del turismo e della cultura. E devo dire, Paolo, che questa è davvero una buona notizia perché l'Umbria si nutre di turismo. Assolutamente, e io aggiungerei una sola cosa, Sì. se che noi come Confartigianato, tramite il nostro ufficio incentivi, siamo pronti a seguire le imprese nell'iter per accedere a questi finanziamenti. Quindi potete rivolgervi al nostro ufficio incentivi telefonando allo 0744 61 33 11 e vedrete che sarete seguiti passo passo nell'istruzione della pratica. Assolutamente sì. Io ho terminato con la pagina del giornale, vuoi aggiungere qualcosa? Sì, una sola notizia, anzi due, un'inchiesta, rifiuti, colletti bianchi in affari con i mafiosi, strade in Toscana, correfuli, conciari smaltiti illegalmente, perquisizione a Perugia e Orvieto. Nel capoluogo tre studi di progettazione, nel Ternano una ditta di smaltimento fanghi. È una indagine che parte dalla Procura di Firenze per la costruzione di una strada, è stata probabilmente usata cenere di stabilimenti conciari inquinante. E nella progettazione di questa strada ci sono tre studi perugini, tre che in maniera inconsapevole probabilmente hanno avuto rapporti con personaggi in odore di mafia per lo smaltimento illegale di questi rifiuti. E tra questi c'è anche un'azienda di Orvieto che è solamente stata contattata e diciamo immessa in questo circuito di indagine solo perché è informata sui fatti, non è indagata. Vedremo come andrà a finire questa cosa. Invece una bella notizia, allerta social, lezioni in DAD con la polizia. Vanno avanti le lezioni con la polizia postale nelle scuole umbre, in questo caso ad Assisi, dove diciamo le persone della polizia postale spiegano ai nostri ragazzi come vivere i social, come vivere la rete in generale e come fuggire da truffe e da agganci di persone poco raccomandabili. È una cosa molto importante perché i nostri ragazzi oggi sono molto inseriti nella dinamica social. Bene, io ho finito la pagina regionale, possiamo andare col Bene, Corriere.
Andiamo nella pagina provinciale di Terni del Corriere dell'Umbria. Vendita dell'asse entro fine anno. Marcegaglia e Arvedi sono in polle. I sindacati prevedono si chiuda a settembre, ma i tempi potrebbero allungarsi per l'antitrust. Interesse di colossi stranieri. Infatti, con l'avvio della fase 1, anche come hai annunciato già ieri tu, Paolo, è partita la procedura per la vendita di asse. La gestione è affidata alla Advisetor IP Morgan, che consentirà l'accesso ad una parte limitata di documentazione. Per quanto riguarda le manifestazioni di interesse, le bocche restano cucite, ma i gruppi Marcegaglia e Erveti sono in prima posizione e potrebbero entrare nella partita colossi anche della siderurgia che riguardano l'ambito internazionale, infatti, perché vediamo la Cina, vediamo la Corea, eccetera. In questo articolo c'è sempre la preoccupazione dei sindacati che vogliono cercare di tutelare i lavoratori, ma anche quello che è l'acciaieria, la produzione e tutto quello che ne fa parte. Vediamo proprio che nel 2020 ci sono stati incassi da 652 milioni di euro con i prodotti trasformati dell'acciaio, quindi diciamo che in questo momento l'acciaieria sta andando molto bene e vedremo come sarà proprio la vendita e che tipo di Punto quali piano cifra industriale, se ne certo. parlerà. Devo dire che la cosa interessante che leggevamo ieri era proprio questo, che le acciaierie potrebbero entrare a far parte di un circuito, di un consorzio per creare un polo siderurgico italiano, che veramente sarebbe una bellissima cosa. Bene, seguiamo e vediamo che servono più controlli e telecamere a giardini di Via Mola di Bernardo. Il comitato di cittadini del quartiere denuncia i pericoli nell'area verde. Di notte ritrovo per tossicodipendenti. Inquietanti ritrovamenti mentre questi diciamo, cittadini si occupavano della manutenzione del verde, visto che il comune non lo fa, quindi loro hanno l'incarico proprio dal comune di poter sistemare l'area verde, e mentre facevano questo hanno trovato un ritrovamento, diciamo, inquietante, perché nascosto in un cespuglio c'erano quattro coltelli che sono stati proprio consegnati dalla polizia e nessuno sa l'identità della persona che li ha messi lì. Semplicemente insomma, i cittadini del quartiere hanno paura perché potrebbe succedere qualsiasi cosa. Certo. Vediamo anche che questo, diciamo, anche questo campo, come vediamo nella foto, riversa in delle condizioni piuttosto malandate, e per questo infatti i cittadini chiedono anche al comune di poter sistemare quest'area. Speriamo, insomma, che sia fatto qualcosa. Andiamo nella provincia, vediamo Narni, edizione digitale per la Corsa dell'Anello, come avevi già annunciato tu ieri, Paolo. Il cartellone Primo Evo per ricreare il clima medievale sui canali social della manifestazione. Dal 29 aprile al 3 maggio, conferenze, spettacoli, interviste, momenti di intrattenimento in diretta streaming. Ottima iniziativa. Vediamo Orvieto, no al fotovoltaico, grande vittoria nella difesa del territorio. Il comitato tutela ambiente Peglia torna sui motivi del parere negativo della regione, ma potrebbe esserci un riscontro. Amelia, esposto in procura sulla dotazione salvavita dell'automedica, iniziativa del comitato Noi per l'ospedale, il mezzo non sarebbe provvisto delle attrezzature previste dalla legge. Speriamo, insomma, che si faccia qualcosa anche per sistemare, diciamo, questo problema. Paolo, con questo ho terminato il Corriere dell'Umbria, ti lascio la parola. Sì, allora incominciamo subito con un comunicato di Confartigianato. Bollette l'affondo di Confartigianato. Vogliono soldi per servizi non svolti. Due nemici da cui difendersi: la crisi da Covid-19 e il comune di Terni. Michele Medori, direttore di Confartigianato Terni, parla chiaro. Le imprese non ce la fanno più e si illude chi pensa che questa situazione non si ripercuoterà in poco tempo anche sul lavoro dipendente e sul settore pubblico. Il comune di Terni, in merito alle questioni essenziali che si stanno decidendo in queste ore, elisoccorso, ricostruzione dell'ospedale e tutta la partita del recovery plan, potrebbe svolgere politiche più incisive e soprattutto concertare le azioni di promozione territoriali con le parti sociali. Non è strano che a Terni gli imprenditori si sentano soli di fronte alla crisi, ricevono ristori ridicoli e il comune si guarda bene dal porre rimedio allo storico squilibrio a scapito delle imprese delle tariffe non domestiche sullo smaltimento dei rifiuti. Non trova di meglio da fare che aumentare a dismisura le tariffe cimiteriali, adeguarsi agli aiuti minimi previsti dal governo in termini di occupazione di suolo pubblico e tasse sui rifiuti senza aggiungere nulla. In più non si vede alcun snellimento della burocrazia comunale.
Tutti i titolari di pubblici esercizi si sono visti recapitare in questi giorni gli avvisi di pagamento per le tasse sui rifiuti e per il canone unico, occupazione del suolo pubblico, imposta sulla pubblicità, per importi che non possono pagare. Già incredibile che, conclude Medori, a tutte le imprese, specie a quelle di ristorazione, venga richiesto di pagare un servizio di cui non hanno usufruito. Ma in aggiunta a questo, a dimostrare quanto il comune di Terni sia lontano dal capire le esigenze reali delle aziende, gli avvisi di pagamento del canone unico vengono inviati anche a chi non deve pagarlo perché beneficiano dell'esonero automatico fino a fine giugno, costringendo a contattare l'ICA per comunicare informazioni già in possesso del comune. Come vedete, Confartigianato è molto attenta a questa situazione perché bisogna veramente accendere tutti i riflettori sulla situazione delle nostre imprese, che ora sono in prima linea nel combattere questa situazione molto molto grave, ma che, come dice il nostro direttore, si può allargare a macchia d'olio anche sul lavoro dipendente. Eh sì. Quindi il comune non può fare orecchie da mercante e deve finalmente intervenire in questa situazione Assolutamente. con non solo i ristori minimi, che non sono insufficienti, ma alleggerire soprattutto le imprese con tasse, non dico non dovute, ma non avendo usufruito del servizio, quindi no, non è il caso non richiedere. Bene, andiamo avanti. Una notizia di cronaca, parla lo giudice per oltre 6 ore. Non sono stato io. Il marito di Barbara Corvi cerca di respingere le accuse con un lungo interrogatorio davanti al procuratore Liguori. Questo è quello che è accaduto ieri nel carcere di Sabbione, dove è rinchiuso da qualche giorno lo giudice, il marito di Barbara Corvi, e praticamente in 6 ore di interrogatorio lui ha respinto tutte le accuse. Vi ricordo che il caso è stato riaperto poco tempo, pochi anni fa, per proprio riverificare tutte le tessere di questo puzzle molto intricato, e il tutto condito anche con la testimonian le testimonianze di alcuni pentiti che facevano parte prima del clan Lo Giudice, ha portato a scoprire quello che potrebbe essere stata la fine di Barbara Corvi. Vedremo come si andrà avanti. Con il recovery fondi per il nuovo ospedale. Andrea Costa, sottosegretario alla salute, in visita al Santa Maria. Quasi 700.000 euro per il personale che è stato in prima linea. Sui vaccini c'è stato un cambio di passo, non mancheranno. Ora dobbiamo pensare a programmare riaperture e controlli. Sì, interessante le affermazioni del sottosegretario, che dice pure che la sanità è un asset importante per il recovery. Fondamentale sarà la medicina del territorio. Quindi anche a domande sulla gestione del territorio per quanto riguarda la sanità in Umbria, se azienda unica o no, lui ha detto che la medicina di territorio è molto importante perché, come stiamo vedendo, è quella che sta in prima linea e sta dando maggiore aiuto alle strutture più grandi come gli ospedali, le cliniche, i punti vaccinali, per arginare e per diciamo, diffondere la campagna vaccinale. Quindi è importante. Ed è importante quindi anche mettere a disposizione, quindi reinvestire sulla sanità. E in questo quindi rientrerebbe anche la ristrutturazione o quantomeno la costruzione di nuove strutture sanitarie nel nostro territorio. Speriamo che sia così. Un'ultima notizia: muore l'avvocatessa Francesca Trotti, da un mese era ricoverata per Covid. La professionista aveva 63 anni, ne avevamo già parlato, purtroppo non ce l'ha fatta. Le condoglianze alla famiglia. Questa è È una davvero una notizia notizia molto molto brutta, triste. sì, anche perché ha avuto un percorso molto travagliato, anche con un intervento in mezzo alla sua malattia. E quindi ci dispiace molto e facciamo veramente le condoglianze alla famiglia e all'ordine che ha perso un altro pezzo fondamentale. Che è proprio l'avvocatessa Francesca Trotti. Bene, con questo concludiamo la rassegna stampa e che dobbiamo dire? Allora, noi intanto auguriamo un buon weekend ai nostri Perfetto. radioascoltatori e ci sentiamo lunedì. Sì, e Ora adesso? diamo la linea al nostro caro Umberto Aluni per la sua pillola d'impresa. Esatto, vai Umberto, arrivederci a lunedì. Buongiorno. Continuiamo nel percorso che stiamo elaborando da qualche giorno, durante il quale si sta raccontando quali sono gli elementi riguardanti il processo di controllo di gestione, attività messa in piedi dalla Confartigianato Imprese Terni, e parliamo oggi di piano previsionale pluriennale, parola molto larga, molto imponente, che serve sostanzialmente a far vedere come l'imprenditore
avrà la possibilità di valutare i prossimi anni con riferimento alla propria impresa. Questo piano di per sé è uno strumento che aiuta a comprendere dove si vuole far arrivare la propria impresa, no? Nei prossimi anni. Normalmente 3, 5, ma a 5 non ci si arriva. Il piano previsionale si ferma a 3 anni. Anche in questo caso non stiamo parlando certo di un esercizio teorico e dovrà risultare da uno sforzo di analisi importante dove l'imprenditore sarà chiamato a valutare le sue ambizioni per i prossimi anni e a trasferirli su carta, a metterli insieme. Su carta però ci dovrà mettere anche tutto quello che ha fatto in termini di ricognizione dei fattori produttivi indispensabili per raggiungere quanto da lui ipotizzato. Quindi una pianificazione basata sugli elementi prefissati e sugli elementi necessari allo scopo. Sarà quindi indispensabile la confidenza con il mercato e con la struttura operativa. Una grande attenzione al mercato, una grandissima attenzione alla struttura operativa e quindi che in qualche modo rappresenta un po' il set di fattori produttivi necessari al confezionamento e alla realizzazione delle strategie dell'impresa. Bene, per oggi è tutto, ci lasciamo, ci rivedremo domani per un'altra pillola riguardante il processo controllo di gestione di Confartigianato di Imprese Eterni. Vi auguro una buonissima giornata a voi, alle vostre imprese. Umberto Alunni, Confartigianato di Imprese Eterni e la radio più bella che c'è, Ameria Radio. Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Le energie senza fatica sono qui. Cempi, un partner affidabile e tutta l'assistenza di Confartigianato. Per la tua casa, per la tua azienda, contattaci subito e inizia a risparmiare. Cosa aspetti a risparmiare? Contatta il nostro referente Lorenzo Carrino all'indirizzo mailenergia@confartigianatoterni.it o al numero telefonico 07 44 61 3311.